In centinaia, in fila sotto alla neve, avvolti nelle coperte, per un po' di minestra e un pezzo di pane. Sullo sfondo una costruzione lunga e bassa, un magazzino diventato dormitorio, l'unico luogo dove cercare riparo. Sono immagini che sembrano venire da un'epoca che speriamo definitivamente consegnata alla storia, ma sono immagini girate oggi in una zona abbandonata nei pressi della stazione ferroviaria di Belgrado, dove centinaia di migranti, soprattutto afghani e pakistani, sono bloccati da settimane. Rifiutano di andare nei centri di accoglienza perché rischiano di essere espulsi, ma le condizioni di vita sono insostenibili. Amin è pakistano, dice che per il freddo la notte non si dorme, si resta tutti seduti attorno ai fuochi, nelle baracche non c'è riscaldamento e la temperatura scende fino a 15-16 gradi sotto zero. Fate qualcosa per noi, dice Amin, lasciateci proseguire il nostro viaggio. Qualche centinaio di chilometri più a nord, poco prima della barriera di rete metallica e filo spinato che segna il confine con l'Ungheria, c'è il campo di Orgos. Anche qui si brucia quel che c'è per riscaldarsi. Massoud ha fatto il viaggio dall'Afghanistan, è bloccato qui da mesi ed è diventato una specie di portavoce. Spiega che qui ci sono famiglie con i bambini e che non si può stare. Dice che nessuno dovrebbe vivere in un posto così al freddo. Negli ultimi giorni la temperatura è scesa fino a 20 gradi sotto zero e per questo c'è un'epidemia di influenza, ma soprattutto, dice Milana Radosavljevic di Medici Senza Frontiere, ci sono molte persone con problemi respiratori, con bronchiti e polmoniti, la situazione è drammatica. Sotto la neve, con temperature polari, migliaia e migliaia di migranti sono rimasti intrappolati qui, con poliziotti, telecamere ed elicotteri a controllare che non vadano da nessuna parte.